Riprendiamo la trasmissione e parliamo dell'app Zaccagnino. E iniziamo con Gualano, con Pierpaolo. Allora, quale dovrebbe essere il ruolo di questa app Zaccagnino in questo contesto e se può contribuire in qualche modo al rilancio del comune di San Leandro, vista la situazione appunto in del dissesto economico? Sì, credo di sì. Credo che la Fondazione Zaccagnino sia per il nostro comune una grande risorsa, una risorsa che non è mai stata adeguatamente sfruttata. Se noi consideriamo il suo patrimonio, se consideriamo le sue potenzialità, ha sicuramente erogato pochissimi servizi ai cittadini. I cittadini considerano, hanno l'opinione, ed è opinione comune, che la Fondazione Zaccagnino non abbia mai dato quello che il suo fondatore prima e quello che poi successivamente hanno contribuito a dare le varie autorità che si sono occupate di questa istituzione pubblica. La Fondazione Zaccagnino per noi, ripeto, è un qualcosa di molto importante, potrebbe essere un valido surrogato riguardo a quei servizi sociali che il comune purtroppo non potrà dare in virtù o a causa del grave dissesto finanziario che ha colpito il nostro comune. Quindi una supplenza per conto del comune, insomma. Una supplenza vera e propria no, però un migliore confronto, un migliore dialogo sicuramente potrebbe portare ad una migliore e maggiore erogazione di servizi sociali ai cittadini. Benissimo. Mario Giordano, se non sbaglio ho fatto parte ex Fondazione Zaccagnino. Ecco, nel tuo programma scrivi che occorre un forte coraggio ora in questo momento, cioè o l'ente diventa ente assistenziale oppure bisogna dialogare con la regione per affinché si veda insomma se sussistono tutti i requisiti per un suo eventuale scioglimento. Io ho fatto questa proposta perché, diciamo così, ho un'esperienza. Cioè, una proposta shock, insomma, quindi. No, non è una proposta. Beh, insomma, sciogliere la Fondazione Zaccagnino è la proposta importante. È la proposta che faceva il Partito Comunista negli anni 70, 80 sulla Fondazione Zaccagnino. Il Partito Comunista di allora, quindi non è una proposta, una novità. Io sono stato a Fondazione Zaccagnino tantissimi anni fa in rappresentanza della socialdemocrazia allora e alleato con la Democrazia Cristiana. Il Partito Comunista predicava lo scioglimento dell'ente. Diciamo che tanta acqua è passata sotto i ponti, le legislazioni sono cambiate, la fondazione è diventata finalmente azienda di servizio alla persona, per cui ci sono delle norme abbastanza precise, c'è una legge regionale che le disciplina. Il comune di San Nicandro ormai è di striscio interessato sulla Fondazione Zaccagnino, ha soltanto il diritto alla nomina di 3 componenti, ma per il resto l'ASP ha un'autonomia propria di gestione. È evidente, e lo dico io che ho fatto anche il presidente in quell'ente, l'allora fondazione faceva assistenza in modo risibile in base a quello che era il suo potenziale economico. E la sua attività agricola era la principale fonte di reddito e continua ad essere la principale fonte di reddito. E con la crisi dell'agricoltura, la crisi generale, è chiaro che anche la Fondazione Zaccagnino soffre, per cui bisogna rivedere un po' la situazione. Io quando facevo il presidente volevo fare una sorta di riconversione, quindi creare magari una casa famiglia, un'assistenza convenzionata con la regione dove poteva essere modificato. Quindi proprio, sempre un ente assistenziale. Sempre un ente assistenziale, cioè poteva essere modificato proprio lo stato patrimoniale della fondazione. Però per fare questo occorre, giustamente come ho scritto, il termine cioè è appropriato, una scelta coraggiosa e unanime da parte di tutta la realtà socio-economica e politica di San Nicandro Carpianico, perché per poter fare una trasformazione patrimoniale occorre veramente una volontà di tutta la popolazione, in quanto ognuno poi potrebbe, diciamo così,
a campare sospetti, questi vogliono vendere chissà poi cosa devono fare. Invece, se è possibile, se fosse possibile realizzare una struttura di assistenza per anziani, una struttura di riabilitazione internato per disabili, per esempio, convenzionata con la regione, questo produce reddito già da sé, perché comunque c'è una convenzione e al tempo stesso fa assistenza. Questo era diciamo così, la mia valutazione quando facevo il presidente e quando era ancora fondazione. Oggi come ASP è molto molto più difficile perché occorre la determinazione della regione, è la regione che è alla sovranità, per usare questa espressione. La mia indicazione del programma è un'indicazione, chiamiamola così, provocatoria, se vogliamo usare questa espressione, un pochettino, ecco, proprio per rifarmi a quello che il Partito Comunista diceva 30 anni fa. Comunque, con la democrazia diretta di cui parlava Maria Luisa poco prima, si potrebbe almeno consultare la popolazione per eventualmente vedere cosa fare, insomma. A proposito di Maria Luisa, ecco, sempre per quanto riguarda l'ASP Zaccagnino, nel tuo programma si parla di un centro diurno, di un dopo di noi, insomma, della disabilità. Allora, nel nostro programma è un punto importantissimo. Non dobbiamo dimenticare che anche se il comune è in dissesto, se c'è una debitoria di più di 11 milioni, ecco, ancora non abbiamo precisamente l'importo del 2012 e parte del 2013, bisogna che non si dimentichi comunque il sociale nel paese. Non dobbiamo pensare solo a rientrare del debito tagliando a destra, tagliando a sinistra, oppure togliendo i servizi ai cittadini, attenzione, specialmente ai disabili. Bisogna creare comunque un piano che non dimentichi le politiche sociali di San Nicandro. E con il piano, oltre appunto il piano sociale che riguarda gli aiuti alle famiglie bisognose o i servizi che avranno i cittadini, come anche gli studenti, i bambini, come potrebbe essere il pulmino appunto per i bambini per la scuola. Un piano di mobilità per le persone con disabilità è importantissimo. Qui a San Nicandro ce n'è tante, ci sono tante famiglie che hanno bisogno, ci sono famiglie che la mattina devono comunque, diciamo, la loro vita è costruita intorno ai figli disabili e quindi sono dei centri che possono dare la possibilità di tenere anche impegnati questi ragazzi, di riabilitarli, di non farli sentire che non sono parte della comunità, perché diciamo che se non c'è un interesse sociale non va bene da questo punto di vista. Bene, finiamo questo punto con Mario D'Ambrosio. L'ASP Zaccagnino, oltre al ruolo sociale che ha già, potrebbe avere una valenza anche occupazionale. Sicuramente sì, però io vorrei partire un po' da un passo più indietro. Voglio prendere la palla che mi ha passato Pierpaolo. È vero che inizialmente la Fondazione Zaccagnino aveva più una funzione squisitamente caritatevole riservata ai minori, era questa la volontà del fondatore. Però col tempo questo si è trasformato, è cambiato. È anacronistico, insomma. Certo, è cambiato, diciamo, dico io per fortuna, anche l'ambito, diciamo, di chi abbraccia questa azienda alla persona. Infatti si è passato quel discorso caritatevole al bisognoso a un diritto alla persona, perché questo è oggi la Fondazione Zaccagnino. È vero che la regione ha la potestà, la sua sovranità sull'ente, ne regola i regolamenti, ne regola le decisioni anche a livello di personaggi che poi vanno a rivestire compiti e ruoli importanti della fondazione stessa. Ultimamente la regione ha emanato una legge regionale, appunto, quella del 6 febbraio del 2013, numero 7, dove porta appunto, io cioè proprio qualche appunto, sulle norme urgenti in materia socio-assistenziale.
Questa legge cosa dice? Dice che i comuni possono attribuire la gestione di alcune o tutti i servizi del piano sociale di zona a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La supplenza che dicevamo prima. Questa è una grossa possibilità che noi abbiamo come comune San Nicandro, considerato sempre il fatto di stesso, perché noi non potremmo fare assolutamente nulla in questo stato di comune fallito, mentre abbiamo la possibilità di demandare a questa azienda e quindi far fare all'azienda quello che noi non possiamo fare. Noi abbiamo la fortuna di avere anche un assessore, Elena Gentile, che ci sta vicino ed è molto sensibile a questi aspetti qua. Per 5 anni ha rivestito il ruolo di assessore al welfare e ai servizi sociali, oggi anche assessore alla sanità. È sensibile, è stata presente già qua a San Nicandro facendo capire la propria vicinanza e la propria attitudine a questi problemi. Ci tiene tantissimo al punto che ha voluto chiudere questa campagna elettorale insieme a me, sarà presente anche il 24 sul comizio a chiudere questa campagna elettorale. Per quanto riguarda, sempre parlando di questi interventi che possono dare poi occupazione, dimenticavo, ieri proprio parlando con un sindacalista, il segretario provinciale della CGIL per quanto riguarda i pensionati, il sindacato per i pensionati, faceva mente del piano di zona che è stato rifinanziato, dove ci sono, bisogna sapere che nel nostro territorio e in particolare nel territorio di Lucera, quel piano di zona non ha raccolto quelle risorse che erano più oltre 10 milioni di euro per il proprio territorio, le ha lasciate perdere e non le ha fatte andare a beneficio del proprio territorio. Quindi andiamo noi con San Marco? San Marco purtroppo, io dico purtroppo, col cambio di amministrazione che c'è stato, quell'equilibrio che c'è stato nel fare il piano di zona con i vari sindaci del momento, San Giovanni, San Marco, San Nicandro, Rignano, si è perso. E qualcuno ha tirato l'acqua al proprio mulino, siamo stati commissariati per quanto riguarda gli assegni di cura diretti e indiretti, abbiamo come al solito fatto la cattiva politica, ovvero hanno fatto la cattiva politica, perché io mi affaccio adesso per quanto riguarda questa esperienza, e quindi credo che non bisogna assolutamente prendere esempio da quello che è stato fatto ultimamente, bisogna anzi andare a vedere ad esempio Leccese, dove hanno creato, oltre a questi piani di zona, hanno creato anche dei consorzi, in modo che chiunque si sia susseguito alle varie amministrazioni non ha potuto in nessun modo intervenire a modificare gli accordi già presi. Benissimo. Ritornando a quel punto, adesso a breve verrà inaugurata la comunità alloggio per minori a San Nazario. Questa ha una finalità ben precisa, cioè di accogliere quei minori appunto che hanno avuto dei problemi, che attualmente sono dislocate nella regione o al di fuori della regione. Questo cosa comporta? In termini occupazionali sicuramente avrà anche un ritorno occupazionale, ma quello che anche importa è il discorso che il giovane resta sul territorio, quindi non perde quelle che sono le sue radici. Quei fondi che il comune oggi stanzia, parliamo di 200.000 euro più o meno all'anno, cosa più cosa meno, verranno comunque ridistribuiti sul nostro territorio, verranno spesi sul nostro territorio. Un altro centro che a breve pure partiranno i lavori, il centro socio-educativo riabilitativo per disabili, e verrà realizzato sotto il centro di riabilitazione che attualmente è ai due pini, sotto il consultorio. Questo partiranno a breve pure i lavori, a costo zero per il comune, un progetto di circa 1 milione di euro, 900.000 euro, partirà, ci sono già i vari cartelli di inizio lavori, il dopo di noi, per soggetti appunto disabili senza famiglia, e ancora, questa è una cosa dell'ultima ora, si parla di fattoria sociale, dove l'azienda ASL sta facendo delle convenzioni con la Fondazione Zaccagnino, io la chiamo Fondazione Zaccagnino perché sì, la conosciamo così. E che darà ulteriori possibilità e di servizi e di occupazione. Io parlo
mi piace fare anche una distinzione. Non è che noi, se abbiamo possibilità di fare infrastrutture, dobbiamo fare a prescindere. Io credo che dobbiamo fare quello per cui c'è richiesta per il nostro paese, perché avere tante infrastrutture che poi non servono, non bisogna nemmeno impegnarsi a perdere tempo per cose che non servono. Noi ci dobbiamo impegnare per tutte quelle strutture che servono realmente al territorio e che devono dare servizio e occupazione al nostro paese. Benissimo, quindi chiunque vincerà avrà una fondazione Zaccagnino che comunque sta facendo parecchio e potrà fare tanto, insomma, per San Miranda. Ora passiamo a Mario Giordano con un altro argomento, assetto e qualità urbana. Mario, tutti quanti avete parlato di videosorveglianza, quindi siamo d'accordo tutti su questo. Vorrei una puntualizzazione, ecco, su un piano traffico che manca, sui parcheggi che non ci sono, sui contenziosi per le strade dissestate, eccetera. Mi viene da raccontare pure a me una barzelletta, ma non è una barzelletta. Di fronte al garage che ho, ci sta una signora anziana, ottantenne, simpaticissima, e appena ha saputo che io mi sono candidato sindaco, io abito in una strada che è larga 5 metri muro a muro. Se poi ci togliamo i due marciapiedi, sta a circa 4 metri. C'ho la Passat che è 4 metri e 70. Devi cambiare casa. Vado giusto per passare. E dicevo, questa signora a un certo punto, beh Mario, mi ha fatto molto piacere che sei candidato, ma fa poi sì, subito, la prima cosa devo allargare la strada qui perché è troppo stretta. Ma guardato, e come fai? Tutta la fila della tua casa devo buttare a te. La signora mi ha guardato strano, ma scherzi, ha detto, no, è proprio in terra, ma la viene. Una battuta per dire che San Nicandro purtroppo ha questo problema. C'è un problema veramente, diciamo così, orografico, no? E quindi è dislocato in un certo modo. Abbiamo un'arteria che è quella di Via Gramsci e quella non può che essere intasata. Io ho un'idea di una modifica, non è che si può fare una trasformazione, perché tra l'altro come è composto il comune, come è composto il paese, non ci sono tante. Io la modifica che vorrei fare, e purtroppo comunque modificando qualcosa si scontenta qualcuno e si accontenta qualcun altro. È chiaro che è un'idea, perché comunque deve essere valutata con la democrazia diretta che diceva con la maggioranza politica innanzitutto che si creerà, perché questa è la novità che voglio portare io nell'amministrazione. Io sono uscito con lo slogan continuità e rinnovamento. Continuità nella mia figura, perché non ci sono altre persone che hanno una certa esperienza, a parte soltanto un candidato, e rinnovamento è nei metodi soprattutto di fare politica. Anche se il sindaco è investito di tanti poteri, è evidente che se non c'è una maggioranza coesa non è che si possono fare tanti programmi e si possono attuare tanti programmi. Per cui è importante avere a che fare con i partiti e discutere insieme a loro poi i progetti da fare. Però, quindi quest'idea qual è? L'idea è quella di lasciare quel tratto che va da via Matteotti, scendendo da sotto via Plebiscito, sì, che oggi ci costringe a girare per la strada del vecchio mercato. Invece lasciando quel tratto lì e portandolo a sinistra e invertendo un'altra volta via Taranto, invece di farla in entrata, mi insegnano gli studiosi piani del traffico che il traffico deve essere sempre decentrato, cioè dal centro verso la periferia, e così in modo che uno quando arriva sul corso può tranquillamente andare per via Taranto o addirittura per via Fratelli Bandiera e arrivare dietro l'edificio scolastico. Quindi andrebbe, quando è chiuso il traffico di Corso Garibaldi, c'è uno sfogo e non viene tutto su via Gramsci, in modo che in andata sarebbe questo, al ritorno sarebbe questo. E i parcheggi? Per quanto riguarda i parcheggi, quelli sono i parcheggi, disciplinarli questo sì. Io sono d'accordo. Se pensato magari di fare dei parcheggi a pagamento? Io credo che è stato detto già da altri, parcheggi a pagamento sarebbero una vessazione alla proposta di San Nicandro. Io credo sarebbe che anche un'educazione. Sì, però diciamo la verità, qui non è che c'è un turismo esagerato, qui c'è una maleducazione, e questo non c'è bisogno del parcheggio a pagamento. Qui occorrerebbe che ci fosse, diciamo così, un'attenzione maggiore
da parte di chi deve disciplinare questa attività. È chiaro che su questo sono d'accordo, quindi una segnaletica orizzontale che deve essere fatta per disciplinare bene questi parcheggi. Per quanto riguarda il parcheggio a pagamento, io non l'ho inserito nel mio programma, perché ritengo che la città è già vessata da tante piccole tassazioni. 50 centesimi l'euro è una fesseria per tutti, beh, non lo so se è per tutti, però credo che disciplinare, per esempio, magari non in tutta San Nicandro, ma in alcune zone, per esempio Corso Umberto, dove si mettono le macchine la mattina e le tolgono la sera, insomma, o a un appunto sono d'accordo per una disciplina temporanea, di parcheggi temporanei, soprattutto davanti sul deposito, vicino al semaforo, che lì è veramente un ci vuole una vigilanza da parte ed è chiaro che poi deve essere disciplinato. Da questo punto di vista sono pienamente d'accordo. Allora, per quanto riguarda il faro, parla di lotta a tutto campo per il ripristino del manto stradale. Sembra essere una priorità questa per il Movimento 5 Stelle. E i soldi. Mario parlava, dove li prendiamo i soldi per il ripristino del manto stradale? Allora, per quanto riguarda, mi leggo un attimo anche a quello che diceva lui per quello che riguarda la segnaletica. In un paese, ecco, lo dico in radio anche, visto che io vivo qui da quasi 5 anni e ancora ho difficoltà con le strade, perché io non riesco a capire se una strada è doppio senso, se è senso vietato, cioè non ci stanno segnaletiche né a terra, né a, io un esempio che porto, il viale della stazione, ci sono 20 segnali di 40 all'ora, mi dovete spiegare a me 20 segnali ogni via, 40 all'ora, 40 all'ora, che cioè, c'era una promozione, non lo so, ditemi, era una cosa, scusate la battuta, però mi è venuta spontanea quando in una parte di una città non esiste segnaletica, né di doppi sensi, sensi vietati, eccetera. Il manto stradale, ecco, è vero, è un qualcosa di, diciamo, di costoso, però secondo me se si riesce a economizzare, questo è tutto legato all'attività amministrativa del comune, se si riesce ad economizzare tante di quelle operazioni sia all'interno del comune sia all'esterno, quindi magari un maggiore controllo della dispersione energetica nel risparmio delle fatture della luce, un maggior controllo delle telefonate, visto i 125.000 euro, ripeto, ribadisco, quello è il mio cavallo di battaglia, di telefono. Sprecate in comune, cioè io penso che con 125.000 euro qualche sacco lo potevamo comprare, penso di sì. Per fare il manto stradale, eppure buono, penso, ecco, non me ne intendo, ma sicuramente ci sarà. Quindi parliamo di tagliare quelle spese veramente superflue per dare un servizio migliore ai cittadini, perché non è possibile, ecco, che si vada avanti così. In un paese, scusami, così bello che... ti piace San Nicandro? Ha voglia. Più bella di Catania. Diciamo che per me è la mini Catania, perché io quando sono venuta qui la prima volta mi hanno detto che San Nicandro è molto brutto, quindi bisogna No. Allora, io sono tra virgolette scappata da Iesi, dove stavo, perché non c'era il mare, qui è bellissimo. Per Paola, allora, sempre la stessa domanda, manutenzione stradale parla anche di abbattimento delle barriere architettoniche, vero? Sì, è un altro problema sociale, è un problema molto sentito, avvertito a San Nicandro. Ci sono molti disabili che hanno difficoltà a muoversi per le nostre strade. Su questo vorrei per esempio aggiungere l'assenza totale di segnaletica orizzontale. Ci sono anziani, ci sono bambini, i quali non possono godere, usufruire di questa importante segnaletica. Non ci sono ad esempio strisce pedonali o altri segnali che possono facilitare l'utilizzo delle strade da parte degli utenti. Io però vorrei aggiungere in questa circostanza un qualcosa che ritengo comunque importante. Questa sera stiamo parlando di tanti problemi, stiamo parlando del problema fondazione, stiamo parlando del problema debiti,
stiamo parlando del problema raccolta differenziata e di tantissimi problemi della sede viaria, appunto. Noto però un qualcosa di particolare, che tutti noi presenti, però ad eccezione della Faro, gli altri candidati, comunque i loro partiti, hanno amministrato questo comune. Quindi una cosa importante è anche capire il perché questo paese è ridotto in questo stato, perché questo è un problema importantissimo. Non è giusto che i cittadini vedano il proprio paese in queste condizioni. Su questo magari vorrebbero delle risposte, e credo che questo sia uno spunto molto importante anche per lei, direttore. Benissimo, D'Ambrosio, Mario, allora sempre sulla stessa tematica, magari una risposta a Paola. Sicuramente, per quanto riguarda la sede viaria, la segnaletica e quant'altro, sicuramente vanno spese le energie dovute affinché diventi veramente un paese vivibile, perché non è possibile avere delle strade in queste condizioni, è una bandiera di tutti, ma non solo le strade principali, anche quelle di periferia. Le amministrazioni che si sono precedute, in particolare io parlo dell'amministrazione che mi rappresenta, quella di Costantino Squero, sì. Per il territorio e per le abilità ha fatto tantissimo. Oltre a fare la ripavimentazione delle strade principali e non, si è impegnata affinché anche in periferia, in alcune zone, si siano stanziati fondi per opere di urbanizzazione. Mi riferisco alle zone artigianali, dove grazie a quelle opere, alcune strutture che adesso stanno operando, dico io per fortuna, perché stanno dando comunque lavoro e servizio, hanno potuto avere allocazione e quindi dare già qualcosa anche sul nostro territorio. Non so se è stato chiaro il messaggio. Poi, per quanto riguarda la segnaletica, io sono d'accordo con Cattaro. Cioè, va rifatta tutta la segnaletica. Però il discorso è sempre, dirlo è facile, bisogna trovare le risorse economiche. Io credo che le risorse economiche noi abbiamo già detto più volte dove andremo a prenderle, perché abbiamo un piano ben chiaro nella nostra coalizione come intervenire per chiudere questo punto che è quello del dissesto. Quindi noi ci impegneremo affinché le strade diventino vivibili per tutti e transitabili a tutti quanti. Poi per quanto riguarda i parcheggi e quant'altro, io sono del parere che i servizi in genere, tutti quanti, devono essere ottimizzati al 100%. E per avere un servizio ottimo ha dei costi, e quei costi un po' per uno devono pagare un po' tutti quanti. È normale che un parcheggio, se è una zona poco importante o poco trafficata o comunque importante, però per pochi minuti, basta far rispettare i segnali che oggi ci sono. Abbiamo tanti segnali del disco d'aria, facciamoli rispettare, perché qua poi torniamo ad alcuni aspetti di controllo e quant'altro. Ecco, una carenza di organico. Quindi io credo che vanno fatte determinate. Io personalmente credo in alcune misure di civiltà, di civilizzazione. Ad esempio noi se andiamo nei centri delle città, Roma, Firenze, nel centro non trovi la transenne col divieto di transito e arriva Mario D'Ambrosio e la sposta. Trovi il semaforino, traffico aperto, traffico chiuso. Se tu passi c'è chi ti fa la fotografia. Quello è l'unico modo, secondo il mio punto di vista, secondo tutta la coalizione che io rappresento, affinché ci sia un'indicazione corretta alla civiltà, alla vita civile del nostro paese. Quindi alcuni segnali, e mi rifaccio ecco alla videosorveglianza e non solo, che vanno ad educare più che a reprimere gli atteggiamenti dei nostri cittadini e di noi stessi. Ed ora una pausa musicale.